È durissimo, ragazzi, il risveglio questa mattina, davvero un risveglio durissimo dopo una sconfitta che pesa, che brucia, il giorno dopo brucia ancora di più. Gli interisti se la godono, gli interisti vedono il traguardo più vicino. È vero, non è finita, ragazzi, siamo a febbraio, ma l'Inter è potenzialmente a più 7 e davvero nella partita di ieri sera potrebbe con quella vittoria aver messo la pietra tombale su tutti i discorsi scudetto. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto, ragazzi, un like a questo contenuto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto perché è gratis, non vi costa nulla, e azioniamo la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale. Perché, ragazzi, essere juventini non vuol dire farlo solo nel momento in cui le cose vanno bene, nel momento in cui si vince. Se uno è juventino quando vince, ma ancora di più quando perde. La maglia si ama sempre. Come detto, ragazzi, per voi oggi è assolutamente lunedì mattina, per me è notte inoltrata, faccio fatica a prendere sonno, ho smaltito, diciamo, da qualche ora la sconfitta, non è più una sconfitta a caldo, anche se non è freddissimo, sono stato lì a cercare le reazioni. Naturalmente, ragazzi, gli interisti se la godono, alcuni lo fanno con più rispetto, altri ci prendono in giro perché l'Inter ha vinto meritatamente, non meritatamente come credevano loro, che credevano di stracciarci, credevano di massacrarci. Alcuni auspicavano, sentivo un 5, un 6 a 0. Ragazzi, l'Inter è più forte della Juventus ed è chiaro e palese. Le discussioni sull'arbitro che sono state portate avanti fino ad oggi sono discussioni appunto proprio perché non serviva dargli una mano nel momento decisivo. Perché, a mio modo di vedere, le decisioni arbitrali, non nella partita di ieri, attenzione, nella partita di ieri non c'è stato alcun episodio arbitrale. Non mi è piaciuta l'ammonizione di Vlahovic, l'atteggiamento degli interisti all'inizio che vanno a fare capannello intorno all'arbitro, a costringerlo a cercare un'ammonizione anche quando non c'è. Vlahovic è cretino a cadere in quella trappola, a farsi ammonire, e quello poi, a mio modo di vedere, gli peserà anche in quell'occasione dove sbaglia lo stop per poca tranquillità. Vlahovic ha questi atteggiamenti da dover migliorare se vuole essere considerato un grandissimo campione. Ha tutte le potenzialità per farlo, al momento ancora non lo è. Detto questo, gli interisti sono naturalmente liberi di festeggiare come vogliono, nel rispetto dell'avversario, oppure come è loro abitudine. Ragazzi, purtroppo, cioè, loro sono dei vermi, c'è poco da fare. E con questo naturalmente rispondo a questo pagliaccio. A questo pagliaccio che mette questo posto, i vermi sono loro, il simboleggia il serpente, il verme, magari loro sono più un lombrico, e quindi bisogna sempre avere rispetto di un avversario che, a mio modo di vedere, è venuto a Milano con mezzi inferiori, ha giocato, a mio modo di vedere, una buona partita con quelli che sono i suoi mezzi. Poi sono il primo a dire che si doveva osare di più, che la Juventus doveva avere più coraggio, sono il primo a dire che è ora di cambiare la guida tecnica, sono il primo a dire che l'Inter è la squadra favorita da sempre, ed anzi è sorprendente che questa Juventus abbia fatto un ottimo cammino finora. Juventus che con questo cammino, diciamo, ha reso questo campionato vivo fino a questo momento, altrimenti col cammino che sta facendo l'Inter avrebbe chiuso il campionato con mesi di anticipo, un pochino come fece il Napoli l'anno scorso. Invece la Juventus è stata lì, attaccata, l'ha tenuto vivo, ed è importante, ragazzi, continuare ad avere questo atteggiamento, a rimanere sul pezzo, a cercare fino alla fine di dargli fastidio, perché loro possono sbagliare e possono perdere punti. Ancora non è finito, certo, ragazzi, è molto complicato. Noi abbiamo anche un calendario molto complicato perché abbiamo tutti gli scontri diretti in trasferta, ragazzi, quindi sicuramente sarà difficilissima. Ma questo lo sapevamo già, naturalmente non possiamo arrenderci adesso, possiamo arrenderci al 5 febbraio, ragazzi. Quanto mancano? Siamo alla 23ª giornata, mancano altre 15 partite, ci sono 45 punti a disposizione. Io dico che la Juventus deve cercare di fare del suo meglio, deve cercare di arrivare più lontano possibile, fare più punti possibile e tirare le somme a fine campionato. Se l'Inter sarà stata più brava per meriti suoi, come è successo ieri sera, che io gli ho fatto i complimenti, c'è da fare i complimenti all'avversario. Se l'Inter viene aiutata dall'arbitro e sospinta dal sistema, come è successo finora, ebbè,
Parliamone, discutiamone, perché a questo punto io non mi sento più di fare i complimenti all'avversario. Quindi io ho fatto i complimenti per la partita di ieri sera. L'Inter si è dimostrata superiore, non ha bisogno di alcun aiuto arbitrale, e lo ripeto agli interisti, se si è parlato finora di Marotta Ligure è perché ci sono stati errori clamorosi che hanno sempre favorito l'Inter. Oltretutto c'era un clima già intorno all'Inter che ha permesso all'Inter determinate cose anche a livello di mercato, che vado a pensare ad esempio alla trattativa Frattesi, che è una trattativa ridicola, dove arriva il Milan e offre una cifra superiore. L'Inter offre il prestito con riscatto ritardato, con una cifra che supera poi quella del Milan, solo grazie all'inserimento di un giocatore inutile come Mulattieri, che non ha alcun valore per la Serie A e lo sta dimostrando il campo. Però naturalmente Marotta è più bravo nei rapporti, Marotta ha amicizia con Carnevale, l'ha sempre avuto quando era dirigente della Juventus, ce l'ha anche adesso che è dirigente dell'Inter. Ciò che non va bene, per esempio il calendario, quei favoreggiamenti, e il fatto che si chiuda l'occhio sul fatto che l'Inter e il Sassuolo abbiano una partnership, cosa che non viene detta, e la magistratura sportiva glissa su tutte queste cose qui, vengono chiusi gli occhi sulle nefandezze a livello di bilancio che si stanno facendo. Queste sono le cose che non vanno bene. Poi per tutto il resto, che l'Inter abbia allestito una squadra che in questo momento è superiore a quella della Juventus, è più completa, ha giocatori più maturi, già più pronti alla vittoria, perché io dico che la Juventus ha una squadra con una media età più bassa dell'Inter e che in un futuro prossimo può davvero diventare una squadra molto molto forte, ma tanti di questi ragazzi erano alla prima sfida scudetto. Lo stesso Vlahovic, ragazzi, che ieri ha toppato la partita, era la prima sfida scudetto. Il Diz, neanche a dirlo, è un giocatore che da professionista ha giocato pochissimo, ma non solo lui, anche Cambiasso ieri sera gli ho visto perdere un paio di palle nella nostra tre quarti. Però ragazzi, come puoi arrabbiarti con un giocatore come Cambiasso quando Cambiasso sta facendo una gran stagione? E ci sta a sentire queste partite. Ciò che a me, ragazzi, non è piaciuto è stato l'atteggiamento del primo tempo, un primo tempo ridicolo, un primo tempo in cui hai tentato di non perdere e alla fine sei andato in svantaggio con una squadra più forte e poi non ti ha permesso di pareggiare. Un po' di sfortuna negli episodi, ma Allegri non può giocare questo calcio, e quindi, ragazzi, quello che ritengo che deve cambiare in questa squadra è assolutamente la guida tecnica. Assolutamente la Juventus deve cambiare la guida tecnica, assolutamente la Juventus deve prendere un altro percorso, deve cercare di trovare un'altra strada con un altro allenatore. Quando sento parlare di rinnovo mi viene l'orticaria, ragazzi, perché a mio modo di vedere, se andate a vedere il percorso di Inzaghi, è un percorso di crescita nei tre anni anche dal punto di vista mentale, che era il punto debole di Inzaghi, che non gli ha permesso di vincere il primo campionato in favore del Milan. Invece Inzaghi quest'anno dimostra di essere cresciuto da quel punto di vista, aver anche accresciuto la potenzialità della squadra, il valore di tanti calciatori è aumentato. Allegri non ha fatto questo percorso nella Juventus, a mio modo di vedere ha buttato via 2 anni, e in questo terzo ha fatto delle buone cose, ragazzi, ma è qualcosa che è sempre senza giocare a pallone. Quando non giochi a pallone hai sempre dei limiti. Io ritengo che la Juventus abbia tutte le potenzialità per tornare a vincere subito, ma con un allenatore diverso. Fatemi sapere qual è la vostra nei commenti, ragazzi, naturalmente contro tutto e tutti, sempre e comunque, a prescindere dal risultato. Forza Juventus!